Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti in un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. Anche questa puntatona dal colore di retro computing. Oggi parleremo di Commodore 128. Era poi così orrendo? Del Commodore 128 e 128 di ho già parlato, spiegando come mai il C128 e C128D fu un insuccesso commerciale per Commodore rispetto al Commodore VIC-20. Il link del podcast lo trovate in descrizione della playlist www.fareretrocomputing.tk. Oggi faremo una retrospettiva tecnica interamente dedicata al Commodore 128 nella versione home computing, cercando di capire se il Commodore 128 era un computer davvero così orrendo tanto da essere un flop commerciale. La versione del Commodore 128D con un case amigato fu un flop commerciale molto costoso per utenti home computer a cui non interessava far girare il CPM, non essendo mai stato il CPM un sistema operativo home computing. La versione del Commodore 128 home computer, cosiddetta flat, identifica praticamente il fatto che è identica al Commodore 128 3, tranne il fatto che riprende la filosofia del VIC-20 e Commodore 64. Motherboard al primo piano, tastiera al secondo piano. Quindi il Commodore 128 in versione home computer flat non aveva lo Zilog Z80, ma solo il microprocessore della famiglia 6502 compatibile con la CPU del Commodore 64. Andremo a visionare i due libri del Commodore 128 della gruppo editoriale Jackson per capire cosa offriva il Commodore 128 all'utente home computer del tempo. Commodore 128, oltre il manuale Bonelli, Jackson Libri 1986, contemporanea Apple II e Apple II. Questa è una macchina 8 bit di Commodore che nella versione home computing quindi si contrapponeva a Apple II e anche Apple IIc. Come filosofia questa era una macchina chiusa, quindi completamente diversa da Apple II che era una macchina aperta, molto più vicina a praticamente Apple IIc, perché diciamo era facile diciamo trasportare un Commodore 128, non era proprio un portatile ma comunque diciamo era piuttosto semplice. Andiamo a vedere questo manuale di 197 pagine per rendersi conto un po' del Commodore 128 e diciamo di cosa offriva questo libro e diciamo che cosa poteva diciamo cosa ci potevano tirare fuori diciamo i ragazzetti o i bimbetti che compravano questa macchina. Introduzione alla programmazione, programmare in BASIC 7.0, utilizzo della memoria, assembler e linguaggio della memoria, il mondo CPM. Ecco, questo diciamo il capitolo 5 sostanzialmente è un, possiamo definire, un appendice un po' inutile, perché nella versione home computer il CPM non c'era, c'era solo nella versione 128D. Va bene, introduzione alla programmazione, sistema operativo, linguaggi simbolici, qui già si incominciava a parlare di sottoprogrammi, quindi era sostanzialmente questo un libro dedicato agli utenti che dal Commodore 64 erano passati sul Commodore 128, perché qui a botta dopo in due pagine si incominciava già a parlare del sistema operativo, del CPM e linguaggi simbolici e poi si incomincia già a parlare della modellizzazione dei sottoprogrammi, introduzione al diagramma di flusso, le strutture fondamentali. Quindi prima all'epoca si programmava così con i diagrammi di flusso e poi si convertiva il codice, diciamo il diagramma di flusso in codice. Quindi diciamo questo era già un libro non per neofiti ma per utenti che già sapevano cos'era un computer e perlomeno già conoscevano il BASIC del Commodore 64 o del VIC-20. Gestione delle periferiche, ok, andiamo a bomba, linguaggio, qui siamo già a pagina 11, già si incomincia a introdurre diciamo elementi di linguaggio macchina, piuttosto scritto un piuttosto appicciato, quindi con impaginazione in testa un'interlinea piuttosto piccola e font troppo piccole, non estremamente amichevoli. Forse magari se avesse fatto font un po' più grandi con più spaziature magari sarebbe stato un po' meglio, da meno l'impressione di essere tutto appicciato, affogato. Il programmare diciamo in BASIC 7.0, qui si incominciava con esempi,
e poi via via si davano praticamente le istruzioni. Ok, io qui vado veloce. Quindi questo è un manuale per utenti che già sapevano cos'era un computer, che quindi provenivano, qui siamo a cicli condizionali e cicliche, quindi sottoprogrammi e funzioni, quindi già utenti che o erano stati del VIC-20 oppure un Sinclair passati a Commodore oppure diciamo dal Commodore 64, molto più probabilmente da VIC-20 a Commodore 128, grafica a 40 colonne. Ma però vedremo che. Dunque, vediamo un po' altre cose. Cosa c'era? Grafica con video a 80 colonne. C'era anche l'80 colonne. Questo però c'è da vedere se fossero su tutti i 128 o seppure solo praticamente sui C128D. Forse probabilmente un po' su tutti i 128D. Tutti C128, pardon. Quindi diciamo equiparava il Commodore 128, si equiparava un po' all'Apple 2 e all'Apple 2C, dato che il Commodore 64 e il VIC-20 non avevano le 80 colonne, la Commodore l'aveva messa sul Commodore 128 sulla macchina 8 bit per cercare di recuperare la compatibilità e coprire un po' il gap con Apple, gli Apple 2 e Apple 2C. Ok, qui vado avanti veloce, il link per andare a scaricare il manuale di Commodore 128, oltre il manuale, il link lo trovate in descrizione. L'utilizzo della stampante, il file su cassetta e su disco. Ecco, obiettivamente questo è dell'86. Ragionare ancora di cassetta su un Commodore 128, ecco, era vero che indubbiamente la periferica a cassetta erano le più affidabili che mettere su un Commodore 128, un disk drive 1541 era come spararsi nella testa, però diciamo che già c'erano i disk drive 1571 che praticamente erano già un po' una cosina diversa rispetto al 1541. Ci si permette il disk drive 1570 e 1571, a differenza dell'ecatombe 1541. Utilizzo della memoria, ecco, indubbiamente questo è, diciamo, già a botta, si diceva che appunto gestiva solo 64K, ma ce n'era circa 380 come tra, diciamo, tra RAM e ROM in totale. Diciamo, non erano c'era la gestione della MMU, Memory Management Unit, per gestire, diciamo, la RAM a banchi, in modo da fare lo switching della memoria. Però diciamo che la RAM in totale era 100, la RAM c'era 128K. Poi vediamo un po' altre cose. Qui si spiegava come si utilizzava le mappe della memoria, la memoria fast, la memoria slow. Qui c'erano vari listati dati con delle, diciamo, locazioni di RAM, quindi praticamente locazioni di ROM, praticamente qui disassemblati no, diciamo elencati la roba che stava in ROM del Commodore 128 per poterla invocare su subroutine di sistema. Quindi diciamo siamo già nella dimensione equivalente all'Apple 2 Reference Manual e Apple 2C Reference Manual, tutto compresso. Un manuale 197 pagine, ma estremamente compatto, molto compatto, forse un po' troppo compatto, perché diciamo. Ora poi andremo a vedere se ci sono le appendici delle parole chiave. Qui si dava spazio all'ASM e al linguaggio macchina. Qui già si ritroveremo gli stessi argomenti un po' quello di Rodney Zaks del 6502, che le pezze idee all'interno di questo libro vengono direttamente dagli esempi del Zaks della programmazione del 6502. Quindi diciamo questo era un testo in cui c'era stato compattato, diciamo, la programmazione basic già con informazioni sul linguaggio macchina, un po' troppo
un po' troppo, se si vede, un po' troppo compatto, perché qui viene dato già le istruzioni, però non vengono poi spiegate più di tanto, vengono estremamente sintetico sulle istruzioni del, mentre diciamo istruzioni macchina, mentre invece magari c'è una visione di fare esercizi, di vedere quali registri dello status register venivano attivati. Comunque qui ci sia un po', c'è un po' tutto, ecco, indirizzamenti, vari istruzioni utilizzabili con i vari indirizzamento, c'è tutto, però a mio avviso è un po' troppo compatto, quindi questo era destinato già a dei programmatori che già avessero già smanettato in assembly sul Commodore 64, perché per chi proveniva dal Commodore VIC-20 sì, c'era un po' già tutto, ma il salto secondo me era un pochino troppo alto, venivano date un po' sbattute un po' nel muso un po' troppe informazioni senza lo spazio degli esercizi. Qui comunque venivano elencate le note musicali, c'era il chip, in cui c'era lo spazio del mondo CPM. Questo era completamente inutile perché la versione del Commodore 128 per l'home computing non aveva lo Zilog Z80, ma questo lo si ritrova solo per, è utile solo per il Commodore 128D. Il Sino Libri Jackson, siamo arrivati praticamente alla fine. Dunque, è sicuramente un bel libro, se lo volete lo potete andare a scaricare, ma secondo me è decisamente troppo asciutto, troppo compatto, diciamo si dà per scontato tantissime cose, e quindi l'utente di questo libro doveva essere già uno che già conosceva il Basic, quindi proveniva dal Commodore 64 o dal Sinclair oppure dal VIC-20, che aveva già imparato a programmare, sapeva già cos'era il Basic, e poi diciamo, però qui le istruzioni non c'è nemmeno per dire la spazio dell'appendice delle parole chiave del Basic, quindi non è lo spazio del Basic dato veramente molto bene, non vengono nemmeno spiegate le istruzioni, perlomeno tutte le istruzioni qui io non le ho viste tutte spiegate una per una. Si dà l'utilizzo della memoria, il bank switching subito appiccicato come un picchinotto alla parte dell'assembler, inutile la parte del CPM. Diciamo questo sì, era un po' una sintesi di vari tre libri, tutti accoppiati in uno, ma secondo me era un po' troppo compatto, troppo asciutto come manuale questo qui. Comunque sicuramente un testo da, se uno lo vuole andare a scaricare per conservare, per magari sapere cosa c'era, qual era l'architettura del Commodore 128, indubbiamente è utile da scaricare. Andiamo a vedere il secondo manuale, che a mio avviso è decisamente migliore di questo, che è decisamente troppo asciutto, senza spazio adeguato alle istruzioni nel comando Basic, perché il Basic 7.0 del Commodore 128 era diverso da quello del Commodore 64, e quindi non ci si ritrova, almeno io non ne ho visto tutto, non c'è neanche un appendice del tutte le istruzioni del Basic 7.0. passiamo oltre. Commodore 128, la grande guida del programmatore, ecco secondo me un ottimo libro di 789 pagine. Il link per andare a scaricare questo, diciamo, questa risorsa è per ricordare tutto quello che era possibile tirare fuori dal Commodore 128, ecco, a mio avviso lo trovate qui spiegato veramente molto bene. Questo era sicuramente un libro dedicato ai programmatori che volevano fare degli sviluppatori, quindi per il Commodore 128, ma anche per dei bimbetti che si compravano il Commodore 128 e poi volevano un libro che gli sviscerasse, gli snocciolasse tutte le informazioni sulla macchina, in aggiunta al manuale del Commodore 128, che non era male perché praticamente veniva spiegato nel Commodore 128 tutto il Basic, però diciamo qui veniva dato parecchie cose in più. Dunque, in breve adesso ce lo vedremo tutto questo bel manuale di 789 pagine, però io già vi dico che dall'utente Commodore 128 era possibile tirarci fuori praticamente tutti i giochi che giravano sul Commodore 64, poi era possibile farci girare i giochi nuovi per il Commodore 128 che sfruttasse quindi un maggiore RAM, era possibile farci della produttività personale,
con dei disc drive, magari non comprando, non mettendoci 1541, ma dei dischi Commodore un po' più affidabili, per quanto i disc drive, diciamo, sul Commodore 128 per i Commodore sono sempre stati molto molto lenti, ma comunque diciamo che la produttività personale, web processor, database e spreadsheet sul Commodore 128 ci si potevano fare in modo, diciamo, abbastanza produttivo, molto più produttivo rispetto, diciamo, al Commodore 64, che, diciamo, doveva, gli utenti dovevano accontentarsi solo del dataset, perché il sul disk drive 1541 era un disastro. Però indubbiamente, siccome i disk drive del Commodore 128 sono sempre stati dischi Commodore molto molto lenti, indubbiamente le performance sia di stampa che di accesso ai dischi sul Commodore 128 sono largamente inferiori rispetto alle macchine Apple IIc e Apple IIe. Comunque, diciamo che queste cose, diciamo, quanto facevano gli utenti Apple IIe e Apple IIc con Apple Works e con, diciamo, Multipla e quant'altro, lo potevano fare anche, diciamo, gli utenti sul Commodore 128. C'erano problemi, restavano problemi per, diciamo, per quanto riguarda il Commodore 128 per la gestione del Pascal, che, come si è visto sul Pascal, sui Commodore, sui computer 8-bit, per quanto avessero avuto 128K, anche qui c'erano dei problemi, perché, come si è visto, il link sul Pascal per Commodore 64 e Apple IIe lo trovate linkato in descrizione, c'era il G-Pascal che avrebbe funzionato benissimo, ma era sconosciuto, quindi non raggiunse probabilmente mai gli utenti italiani, perché nemmeno le riviste più blasonate, se si va a campionare, ebbero mai a parlare di G-Pascal. E poi l'altro Pascal per il Commodore 64 c'aveva numeri di linee, quindi già si commenta da sé. E quindi un utente delle scuole che si comprava un Commodore 128 si metteva un po' nelle peste, perché indubbiamente non ci poteva far rullare il Pascal. Ok, adesso andiamo a vederci un po' questo manuale di 789 pagine, andremo molto veloci perché è parecchia, tanta roba. Introduzione al 128S, il modello emulazione modo 64, modo CPM, poi i fondamenti del BASIC, enciclopedia del BASIC 7.0, un passo oltre il normale BASIC, qui c'erano, diciamo, tecniche di programmazione avanzata per i moderni Commodore, ci daremo una sbirciata. Programmazione grafica del Commodore 128, sistema grafico, caratteristiche del Commodore 128, sommario di comandi, linguaggio macchina del Commodore 128, qui un grande spazio per poter approfondire la macchina, come, diciamo, immettere i programmi in linguaggio macchina del Commodore 128, quindi l'assembler, uso del combinato di linguaggio macchina e BASIC per potenziare, diciamo, lo sviluppo, la potenza nascosta della grafica del Commodore 128 con, diciamo, qui sicuramente più colori, poi gli sprite, programmazione del chip e delle 80 colonne, c'è l'8563, suono e musica del Commodore 128, guida all'input e output, poi il sistema operativo del Commodore 128, il CPM 3.0 sul Commodore 128 e i fabbisogni del sistema del CPM 3.0, questo però rullava solo e esclusivamente sul 128D, quindi questo non lo guarderemo, non guarderemo tutto, guarderemo solo le parti più importanti. Le mappe della memoria tra Commodore 128 e Commodore 64, specifiche hardware del Commodore 128, questo ce lo guarderemo, poi una serie di appendici. Quindi che cosa andremo a guardare? Guarderemo praticamente la introduzione, fondamenti del BASIC, l'enciclopedia del BASIC 7.0 e poi, diciamo, programmazione un passo oltre il normale BASIC, quindi i primi 4 capitoli. Quest'altro, diciamo, questo non è un corso di approfondimento per il Commodore 128, se lo volete questo bel manuale lo trovate linkato in descrizione e ve lo andate a guardare. Quindi salteremo tutto il linguaggio macchina del Commodore 128, che è indubbiamente fatto meglio, qui si vede già dal volume delle pagine, da 33 a 71 si dà praticamente in una quarantina di pagine quello che
nel manuale precedente viene dato in una manciata di pagine. Salteremo anche gli sprite, la potenza, la programmazione del chip sonoro e tutto, anche questa parte il capitolo 12, e andremo a guardare praticamente le specifiche e poi le appendici. Ok, quindi praticamente andremo a guardare il capitolo 1, 2, 3, 4 e poi andremo a vedere il 17 e le appendici. Dunque, andiamo veloci, ringraziamenti, capitolo 1, introduzione, qui 128K, schermo 80 colonne, poteva andare il modello modo 128, modello 64, il CPM era solo per quelli che avevano lo Zilog, quindi quelli che avevano l'home computer piatti, flat, non ce l'avevano lo Zilog. Quindi andiamo avanti, c'aveva un 8502, e poi diciamo la RAM 128K e la ROM ci aveva praticamente 64K di ROM, di tanta roba. Le risoluzioni video supportate erano sia le 40 colonne che le 80 colonne, questo è il formato testo, e poi vediamo la risoluzione video se dove le troviamo, se ci saranno forse più avanti. Qui c'erano i modi, come veniva spiegato come utilizzare in pratica fondamenti del basic, comandi e istruzioni, vediamo un po', costanti e reali, costanti stringa, variabili. Indubbiamente questo manuale a volo si vede al botta che è indubbiamente fatto molto meglio del precedente. Qui vengono spiegati comandi per comandi, sia in modo astratto che con le definizioni, con degli esempi, con esercizietti. Gerarchia delle operazioni, operazioni su stringhe, enciclopedia del basic, comandi, istruzioni, funzioni e parole, linguaggi e simboli riservati. Ok, andiamo a vedere qui, già si danno le istruzioni, up and out, back, qui venivano spiegate praticamente per ordine alfabetico, quindi oltre a essere spiegati poteva anche fare mettendoci un promemoria, poteva fare direttamente anche da veloce promemoria e appendice delle istruzioni per andare a vedere, ricordarci cosa faceva e qual era la sintassi di ogni operazione. Io qui vado veloce, il link per scaricare il manuale se volete lo trovate in descrizione. Era indubbiamente un basic più evoluto, ma era sempre anche questo interpretato. Veniamo un po', poi vedremo nel raggruppamento delle parole chiave se c'era anche il repeat until e il while e la ricorsiva. Eccoci qui, parole chiave, andiamo a vedere, c'era il while, quindi decisamente più evoluto di quello che c'era praticamente nel PC 128S, una macchina diciamo questa equiparabile a al PC 128S con 128K, con la differenza che però il Commodore 128 dava la piena compatibilità al mondo dei giochi e anche dei programmi del Commodore 128. Vediamo se c'era anche il repeat until, andiamo a PQR, mi sa che il repeat return write, no, il repeat non c'è, la U, il repeat until non c'è, c'è soltanto il while. La if era sicuramente complessa, vediamo se c'è la else, abcde, else, ok, quindi c'è già la else, c'era già nel Commodore 64 ma non nel VIC-20 se non mi ricordo male. If, quindi la ricorsività però mi sa che praticamente non c'era. Poi simboli e sistemi per riservati, non vorrei dire aver detto una minchiata, creare un menu, qui già si dava istruzioni su un po' fare come fare menu a tendina, routine del buffer, routine di caricamento, programmazione dei tasti, funzione del Commodore 128, uso linee più istruzioni. Indubbiamente questo è un ottimo manuale, veramente veramente molto bello, e vi consiglio di andarlo a scaricare per avere diciamo una visione totale di cosa permetteva di fare il Commodore 128. Ok, passiamo al capitolo 17, specifiche hardware del Commodore 128. Arriviamo alle dolenti note. Le dolenti note del Commodore 128 sono che i suoi punti di forza sono anche i punti di debolezza.
e vedremo proprio perché. Dunque, a livello tecnico il Commodore 128 non era affatto brutto, c'aveva un microprocessore a 8 bit che viaggiava praticamente come aveva la capacità di gestione delle 80 colonne, c'aveva 128k, c'aveva la MMU Managed Memory Unit che permetteva di far vedere tutti i 128k di RAM, sia le applicazioni quanto soprattutto al BASIC, cosa che questa cosa non accadeva né su Apple II, quindi né su Apple II né su Apple IIc, tantomeno accadeva sul PC 128S che di default indirizzava solo 64k e bisognava ricaricare un nuovo BASIC BBC Master per poter accedere, diciamo, ai 128k, quindi altrimenti non si vedevano i 128k. Qui invece i 128k erano gestiti già direttamente dal BASIC con la MMU. Questa è una cosa indubbiamente buona. Nel 1988 però veniva a mancare la ricorsività, però diciamo, uno può dire questo era un computer 8 bit, però insomma voglio dire, nel 1988 un basic del 1988 dati agli utenti valgono gli stessi discorsi fatti per l'Olivetti PC 128S. Invece che interpretato doveva essere compilato, c'era soltanto il while, mancava la ricorsività, non c'era nemmeno un repeat until. Quindi come BASIC in parte era un po' vetusto già di per sé. È vero che c'aveva l'80 colonne, è vero che aveva la grande compatibilità con il Commodore, diciamo con il software del Commodore 128. A livello diciamo di circuiteria di bordo era sicuramente superiore rispetto agli Apple II, perché c'aveva il chip audio e il chip video per la gestione automatica degli sprite, quindi era tutto più veloce per quanto riguarda la grafica e i giochi nel praticamente Commodore 128 quanto nel Commodore 64. Però ecco, il grosso del problema del Commodore 128 era praticamente, eccolo qui, il suo diagramma a flusso, e adesso ve lo ridico in modo così ci si capisce. La versione del Commodore 128D era più costosa e quindi gli utenti dell'home computer non lo compravano. Le aziende percepirono il Commodore 128D come un Commodore 64 super pompato nella RAM, quindi un barattolone per giocare, perché alle aziende non servivano un cazzo di nulla la grafica a colori, quindi non gli servivano gli sprite, non gli servivano la musica, diciamo, con i due microprocessori dedicati. Quando fu introdotto, diciamo, il CPM, quello detto Z80, era già un po' tardi perché già si diffondeva MS-DOS, ma comunque quello che è peggio è che la Commodore non dava allegato alle macchine 128D il sistema operativo CPM, né tantomeno un pingue diciamo e cospicuo pacchetto di software per CPM da utilizzarlo per le aziende, perché alle aziende interessavano come minimo programmi di contabilità, programmi di archivi, database, spreadsheet, questi perlomeno integrati, diciamo, in modo da poter utilizzare la macchina in modo praticamente efficace. Questo la Commodore non lo fece. Inoltre il disk drive che veniva dato con il Commodore 128 obiettivamente era lento, alcune versioni perfino inaffidabile tanto quanto il 1541. Quindi le aziende che percepirono, guardarono le configurazioni del 128D, lo videro che costava praticamente quanto un compatibile PC IBM, c'aveva il BASIC che non se ne facevano di nulla, non potevano, diciamo, certo comprare un computer per far programmare i dipendenti per poi risolvere programmi specifici, ma gli servivano programmi specifici che la Commodore non dette mai, diciamo, in bandola alla macchina, né sotto CPM né sotto tantomeno il sistema operativo Commodore. Della grafica e del suono non gliene fregava nulla, e quindi in tre parole le aziende percepirono il Commodore 128D come un barattolone per giocare, un Commodore 64 super pompato, e lo scartarono, che non c'era, diciamo, il disk drive era lento, nemmeno un disco fisso interno, tantomeno, diciamo, possibilità di fare backup con unità esterne. Tutte esigenze
delle aziende che erano completamente opposte a quello che accadeva, diciamo, nel mondo dell'home computer, dove invece la grafica, i colori, il suono e gli sprite erano cose importanti. Ecco, quindi due esigenze incompatibili. Adesso veniamo, diciamo, al Commodore 128 senza CPM, quindi senza lo Z80, perché non interessava e non fece breccia nel cuore degli utenti, semplicemente perché, nonostante avesse, diciamo, una buona circuiteria e fosse indubbiamente più potente del Commodore 64, avesse l'80 colonne e quindi potesse competere con gli Apple II, avesse la Man Memory Manager Unit in modo da poter gestire tutti i 128K già all'interno del Basic, cosa che non accadeva in Apple II, Apple IIe, Apple IIc e non accadeva nemmeno nel PC 128S. Ecco, c'era il problema che indubbiamente questa macchina costava di più, e la nomea del Commodore 64 ormai, diciamo, c'era sempre, non fu mai tolta dal mercato. Fu migliorato, ridotto di prezzo, e agli utenti interessava soprattutto prevalentemente i giochi, e quindi non gli interessava andare a comprare una macchina più costosa quando potevano avere un Commodore 64 che costava di meno con un dataset. Inoltre, c'era da dire che è vero che ci si poteva mettere un disk drive, quindi comprare un Commodore 128 liscio con 128K, con un monitor a colori e un disk drive, e si sarebbe potuto fare con 128K e con il software anche del Commodore 64, produttività personale, ricerche di scuola, bilanci, calcoli con spreadsheet, matrici, vettori e quant'altro. Il problema è che non faceva, questa macchina non faceva rullare il Pascal, quindi era né più e nemmeno nelle feste tanto quanto praticamente un utente che si comprava un PC 128S dell'Olivetti, quanto si comprava un Apple II, un Apple IIc. Però nel 1988 già poi c'era Apple IIgs, che invece il Pascal lo faceva rullare bene. Ma perché gli utenti poi avrebbero dovuto infognarsi dentro un Commodore 128, quanto se volevano giocare potevano risparmiare tanti soldini comprandosi un Commodore 64? Per comprare un Commodore 128 dovevano spendere di più con la nomea di trovarsi un disk drive Commodore, che non si era fatto una bella nomea, che tanti utenti che nel Commodore 64 si comprarono nel 1541 si trovarono inculati avendo buttato i danari dalla finestra, e quindi la nomea, la Commodore sui disk drive se l'era fatta. Poi, anche quando nelle alcune versioni dei disk drive non erano, diciamo, schifosamente inaffidabili, ma erano comunque lentissimi, molto più lenti, quindi di conseguenza un utente, diciamo, smaliziato si chiedeva: ma perché mai devo comprare un Commodore 128? Mi posso andare a comprare sostanzialmente un Amstrad PC 1512, oppure magari attendere l'arrivo dell'Amiga. E quindi praticamente questo spiega perché o comprarsi direttamente un Commodore 64 per andare a giocare, ecco, con cui risparmiare, con cui era già possibile fare produttività personale non eccelsa, ci voleva più tempo, ma comunque, diciamo, la si poteva fare con 64K, non in modo eccelso, ma comunque qualche cosa ci si poteva sicuramente fare con vari, molti limiti, ma comunque, diciamo, il prezzo del Commodore 128 era sicuramente superiore rispetto a quello che offriva il Commodore 64, che non fu mai tolto dal mercato, e quindi il Commodore 64 continuò a cannibalizzare anche il Commodore 128, per quanto a livello di circuiteria fosse più evoluto. Forse se si fosse rimosso il Commodore 64 e abbassato un pochino il prezzo di vendita del Commodore 128, forse sarebbe stato acquistato in modo più numeroso. Anche perché, quando poi successivamente nel 1988 questa macchina è contemporanea con l'uscita dell'Amiga 500, ecco, l'Amiga 500 costava sicuramente di più del Commodore 128, però era una macchina completamente diversa, che faceva rullare il Pascal, c'aveva, diciamo, il Basic compilato, c'aveva una multimedialità con dei colori che, diciamo, non erano minimamente comparabili con quello che poteva fare il Commodore 128, e quindi il Commodore 128 nella versione home computer fu, diciamo, divorato sia dalla continua presenza del Commodore 64, sia dall'uscita del Commodore Amiga 500, perché nel 1988 già c'era l'Amiga 500,
oltre al fatto che c'era anche, c'erano anche altri prodotti come ad esempio l'Amstrad PC 1512, che era un PC e faceva girare bene ad esempio il relativo Pascal su MS-DOS, e quindi di conseguenza agli piccoli utenti di casa o del CPM non era mai fregato niente. E questa è la ragione del perché, diciamo, i punti di forza della macchina del Commodore 128 erano anche i punti di debolezza della macchina, che non era brutta, tutt'altro, però diciamo in relazione al contesto storico commerciale che si andò praticamente a creare, il 128 prezzo troppo alto, continua presenza del Commodore 64, uscita dell'Amiga 500, presenza di altri computer sul mercato. Ad esempio, se uno veniva dal mondo Apple 2, di certo non andava a infinocchiarsi e mettersi nelle peste del Commodore 128, dato che non li gestiva la stampante Major Writer 1, ma avrebbe passato su Apple 2GS. Se uno veniva, diciamo, dal mondo VIC-20, o comprava un 128 oppure semplicemente passava all'Amiga. Se uno aveva il Commodore 64, passava all'Amiga, e non c'erano ragione praticamente per passare al 128. Chi è che ci passava? Passava al 128 quei poveri bischeri che erano stati un po' intortati dalla pubblicità, non sapevano dell'uscita, magari non si erano informati, non erano tanto dentro il mondo dell'informatica del tempo, e ritenevano che la spesa del un'Amiga 500 fosse sostanzialmente troppo elevata, però non volevano aspettare. L'anno dopo invece, magari nell'89, avrebbero potuto comprare l'Amiga 500 ad un prezzo indubbiamente più basso, perché poi dopo gradualmente l'Amiga 500 praticamente andò a scendere di prezzo, e rimase sempre in linea, sempre venduto il Commodore 64. Quindi per gli utenti che volevano giocare, compravano il Commodore 64 con le cassette, e con quella era a posto e risparmiavano. Non ne fregava nulla il Commodore 128. Se volevano una macchina ovviamente che li facesse girare anche, diciamo, per il programma il Pascal, faccio ricerche di scuola sfruttando almeno una stampante, si comprava un Amiga 500 e non un Commodore 128, oppure compravano un Amstrad PC 1512. Se erano, diciamo, utenti Apple, non passavano sul Commodore 128, e quindi, e questo è tutto. Il Commodore 128 era, diciamo, una buona macchina all'epoca, indubbiamente non era male per un utente, diciamo, a livello tecnico non era tutt'altro che un pessimo computer, no, diciamo, era fatto bene, però diciamo quel contesto storico commerciale che si ebbe a creare dal 1988 ebbe ad affossare il Commodore 128. Ecco, questo è più o meno tutto, siamo a pagina 683, io ancora sto scorrendo un ottimo manuale, se lo volete andare a scaricare, questo ottimo testo di 789 pagine che ricorda tutta l'architettura e tutte le possibilità tecniche del Commodore 128. Io vi consiglio di andarlo a scaricare e di conservarlo, in modo da sapere che cosa era Commodore 128, che cosa faceva e che cosa poteva offrire. Basic 7.0, grafica, linguaggio macchina, sprite, programmazione, suono, musica, input e output, sistema operativo, CPM, mappa della memoria, specifiche hardware, schemi elettrici, tabelle, prontuari. Il Basic però era sempre interpretato, non c'aveva il repeat until, non c'aveva ricorsività e non era compilato. Una macchina indubbiamente che a livello di circuiteria era evoluta, molto più evoluta del Commodore 64, però il Basic non era all'altezza, prezzata troppo alto perché fu continuato, diciamo, a esserci sempre il Commodore 64, e largamente inferiore, perché poi alla fine dei tempi, alla fine della fiera, era sempre un computer 8-bit, quindi largamente inferiore rispetto all'Amiga 500. Ecco, i punti di forza del Commodore 128, purtroppo, ahimè, nel 1988 erano anche i punti di debolezza, gravi punti di debolezza della macchina, ragione per cui a livello di home computer il Commodore 128 fu praticamente un flop commerciale. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.